Innanzitutto l'operazione del Muse rappresenta una grande iniziativa urbanistica perché trasforma un'area industriale in una parte, in un'area della città piena di verde, piena di vetri, piena di luce, e quindi libera uno spazio e lo restituisce alla città in collegamento con l'Adige, in collegamento con il nuovo polo scolastico, e quindi rivitalizza completamente una parte della città finora, devo dire, piuttosto degradata. La cultura dà valore aggiunto a tutto, aggiunge valore alle relazioni umane, all'economia, alla conoscenza, all'intelligenza, e quindi la cultura crea, come dire, rende migliore tutto. Il Museo delle Scienze, il nuovo Museo delle Scienze, deve vincere la sfida dell'internazionalizzazione e di riuscire a portare Trento al centro dell'attenzione internazionale, ma anche essere un luogo dove si discute, si ragiona, si sperimentano nuove tecnologie e dove si trovano anche soluzioni per utilizzare meglio l'ambiente, per rispettarlo di più e per fare in modo che questo pianeta non distrugga se stesso. Il direttore del futuro museo sarà il direttore dell'attuale Museo delle Scienze, quindi credo che debba continuare su questa strada, continuando a privilegiare il rapporto con i giovani, continuando a privilegiare anche il rapporto con la società più, con la parte più viva della comunità, continuando a stimolare, e in più credo debba riuscire a radicare sempre di più il museo sul territorio della città, ma sul territorio dell'intera provincia, e a metterlo in connessione, come ha sempre fatto, devo dire, con tutte le realtà scientifiche e museali del mondo.